di loro. Eccoli. Ma che miseria, ma piove molto, ma come mai? Eccolo. Oh, ma schifo. Come fai? Fiutone. Il fiutone. Non me le cade dentro la bocca. Fai schifo, eh. Oh! Golia! Eccoci. Ah, cioè. Eccoli tutti e due. Allora. Eccolo. Eccolo il grosso cane. Però. Vergognate, che fai tu lì? Non morite. Eh? Ok. Streaming in ritardo, ma streaming. Dice, meglio tardi che mai. Meglio. Tardi che mai. Stra, riserva esperienza. Esperienza 2 ore. Bam. Go. Via. Allora, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto, questo l'abbiamo fatto. Facciamo con Ferdinandus. E ho acquisto equipaggio storpio. Sì, che gusto, no? Da massimo. Massimo livello di difficoltà. Allora. Oh, equipaggio storpio. La camo fa schifo. Artiglieria c'è. Armatura non è. L'armatura non è in grado di. Tocca camperare. Tocca camperare con Ferdinando. Non è una bella mappa per un Ferdinando, di la sincera verità. Non è. Boom. La camperata non era imporcata. Che palle la camperata. Ciao Not, buonasera caro. Ho colpito qualcosa. Ho colpito qualcosa.
vedo, non vedo, non vedo. C'è un bersaglio, non c'è un bersaglio. Quattro diciassette, un valore merdoso. It's ok, c'ho una ragione. Quello sta nella buca. Quello sta nella buca, io non posso fare niente. Partita un po' così, Notorious. Purtroppo il carro. Non ho un buon equipaggio. Non è una buona mappa, onestamente. Brandeggio non è orribile. Di questo. Cazzo. È sparito, non l'ho fatto in tempo. È lento, il carro c'ha l'equipaggio merdoso, quindi qualunque cosa faccio soffro. Questo l'ho colpito. CDA. Cannon da su. Non ti vedo, sei molto coperto. Non ti vedo. Il francese, la MX Cannon d'Assaut è abbastanza temibile, perché ha una camo molto buona. Un cannone preciso in grado di bucare praticamente tutto, perché buca 2,68. E qui ho rischiato fortunatamente, mi ha preso sul mantello, mi sono salvato. Troccata, porca miseria. Miseria, oh miseria. Niente. 8-4, però nel bene o nel male qualcosa. Qualcuno lo spotterà quel cannon da su. Qua, eccoli. Questo è il progetto 65. Mancato, sei molto lontano, Progetto 65, 500 metri di distanza. Prendiamo un po' la rosa e mettiamo un proiettile un po' più veloce. Oh, eccolo lì. Cannon da su. Carica, carica. Proiettile più veloce. Vai, vai. Boh, andiamo a prendere.
Andiamo a prendere gli ultimi rimasti. Sì, allora i super leggeri che verranno presumo introdotti, ho visto una linea, addirittura una linea completa. Non so se parte dal tier 6, addirittura 6, 7, 8, 9, 10, parecchi veicoli con ruote. Ok, veicoli super leggeri, ok. Qui mi devo mettere al di fuori di questo. Ho l'equipaggio storpio, il carro neanche gira. Sembra di guidare un tronco. Devo sbrigarmi. Non mi dica che si è nascosto proprio in calcio d'angolo. Nemico affondato, che merda. Sì, veicoli super leggeri, super veloci, super fragili ovviamente. Sono divertenti, potrebbero essere più fastidiosi del previsto perché, ad esempio, le ELC Even, il T8 Premium, quello super piccolo, è davvero uno spaccamaroni di prima categoria. Molto difficile da colpire. Molto veloce dal profilo molto molto ridotto, quindi potrebbero essere temibili da un certo punto di vista. Allora, io i carri che dovevo fare lo fa, mi manca il RU. I carri importanti mi manca il RU. O i Killon, ecco, giustamente come dice Killon, ultra leggeri, ultra fragili. La Wargaming ha detto che se ti spaccano una ruota puoi continuare, non vieni traccato. Quindi il fatto che non abbiano, ciao Santo, ciao El, il fatto che tu non venga traccato normalmente o facilmente come un carro normale ti dà un po' più di sopravvivenza, presumo. Però dopo bisogna vedere perché avranno meno punti ferita, saranno di cartone. Quindi potrebbero esserci svariati one shot e quant'altro. Però, boh, potrebbe funzionare come cosa. Ovviamente per giocatori molto molto esperti. Giocatori molto molto esperti. Magari si possono fare dei salti, non ti si spaccano il cin, non ti si rompono i cingoli. Allora, vi dico già che, ad esempio, un T100 Lite, no? Anche il RU. Questo gira a una turning talmente tanto accentuata che praticamente certe volte non riesce ad andare dritto per quanto gira il carro. Potrebbe essere molto difficile guidarli. Potrebbe essere difficile guidare questi carri super piccoli, super veloci. Ci sono tantissime novità, ma tante tante novità nell'arrivo della patch. Che onde? Mi sei sparito. Mi spariscono. Sto guidando con una scimmia ubriaca. Ciao Doom.
Le piastre sopra del Conqueror non gli devi sparare. Allora, le hit vengono assorbite dall'armatura spaziata, quindi è tempo sprecato. Gli APCR non hanno una penetrazione sufficiente, quindi non devi tirare roba sul cofano del Super Conqueror. A meno che tu non sia più in alto di lui. Nel caso in cui tu sia un po' più in alto di lui, gli puoi tirare. Un attimo che qui sono cazzi amari adesso. Sono morto. Sono morto, mi hanno spusciato tutti da sta parte, non c'era un compagno di squadra che uno. Brutta mossa. Mi sono accorto tardi, ma non potevo fuggire, mi avrebbero visto. Allora, la torretta, l'unica possibilità di entrare con una hit o una APCR è nella U sotto al mantello. Adesso ti faccio vedere, guarda. Super Conqueror è un po' una brutta bestia, onestamente. Trovarselo in hold down. Trovarsi in hold down effettivamente è un. Proprietà, perché non mi fai vedere? Ok. Allora. Questa qui, il cofano, è una corazza spaziata, spessore 20 mm spaziata. E se tu tiri delle hit qui non risolvi niente. Con le APCR potresti bucare, però che succede? Siccome vedi, la corazza è a una certa distanza, è tenuta distante da dei pirulini, da dei robi. Ecco, da questi affaretti qui, no? Da questi bastoncini che la tiene distante, rischi che il proiettile venga deviato e quindi rischi di non penetrare lo stesso. L'unico modo è se tu sei più in alto e gli tiri qui, allora vedi 180, entri bene. Altrimenti ti consiglio sempre di andare qua sotto o addirittura anche sull'accenno di cingolo. Gli accendi di cingolo nella prima metà, perché dopo vedi, dopo qui entri, qua già non entri più. Oppure con dei proiettili premium in questa parte c'è questa U. Quando te lo trovi davanti, in questo punto qui c'è qualche possibilità di entrare. In questa zona qui sotto al collo, vedi questa U. Se poi lui è in hold down. Se lui è in hold down, gli tiri sempre sul collo. Qui si entra. Ok? Fino a una U, però una U, ecco, già qui diventa tosta. Eh? 3, 3, da 3,20 passa a 3,60. Diciamo che è una U poco pronunciata. È l'unico modo oppure qua sopra, sul tetto, sempre hit, perché rimbalzano con un angolo di 28 gradi. Giochiamo un carro brutto. La patch è 28-29, non mi ricordo neanch'io. La torretta solo hit e qua sopra. Qui. In teoria non può rimbalzare. In teoria non può rimbalzare. Hai preso il cannone, hai preso qualcosa. Le HE non rimbalzano. In teoria le HE non rimbalzano. Poi c'è Zen.
Accettiamo l'invito di Zenciro, grande. La banda del rame. Ce la giochiamo tranquilla. Giochiamo tranquilla perché siamo a bordo di un carro di merda, ecco. Carro di merda con cannone di merda, fatura di merda, è un po' così. 59 Patton. Aiuto! Sembra tutto molto tranquillo. Andiamo al Bulldog. Andiamo a T4400 allora. 4400 lo vedo male. Ah, andiamo a difendere la base. Carro è lento con proiettili di salsiccia lenti, buca poco, l'unica cosa buona è la vista. Guarda dove cavolo è andato a finire quel bulldoghino. Ecco, questa è la solita partita in cui uno non fa nulla. UZ-132. No, ma ha paccato la torretta! Ma ha fatto un'altra volta la stiva e la torretta! No, non ci posso credere! Si è rotto tutto! Devo girare. Torretta rotta, tutto rotto. Caro una merda. Caro una merda. Ma dai, che schifo. Ah. 59 Patton, probabilmente uno dei peggiori carri premium del gioco. Molto probabilmente perché si rompe anche, quindi proprio il peggio.
Ah, fatti per 5. Fatto un tiro 10. Fermo. È un carro. Carro. È un carro che potrebbe anche essere sistemato facilmente, però non ho capito perché la Wargaming ogni tanto fa sta roba che non c'ha proprio senso. Se tu prendi un equivalente T-44 russo, più armatura, più velocità, più cannone, più velocità del proiettile, più precisione, meno dispersione, è più basso, è più duro, non si rompe. Cioè, poi dopo fanno la versione cinese che fa lo stesso lavoro, ma c'ha tutti i problemi di questo mondo. Super weak spot, armatura sotto vergognosa. Penetrazione vergognosa, velocità del proiettile vergognosa, ti si spaccano i moduli. Cioè, no, non capisco quanto ci vuoi a fare un qualcosa che più o meno funziona. Comunque sia, quello è un carro che basterebbe dargli un po' più di velocità del proiettile, velocità del proiettile e un po' più di velocità a carro. Già. Eccoci che muoio perché lo Yak Tiger mi ha infilato un colpo. LTG, guarda l'LTG, oh, guarda quello come dorme, guarda l'LTG 43 di VN8, ci ha avuto sotto tiro, niente, tanto che cosa mi arrabbio a fare, che cazzo mi arrabbio a fare con sta gente, non sanno minimamente quello che stanno facendo, non capiscono nulla. Non capiscono nulla, la feccia di World of Tanks. Mi ha rovinato la me. Allora, pareri sui scout DR10. Divertenti. Ne ho tre, divertente. Allora, Patton DR10. Ecco. 48, non so che colore è. Più che altro non si è accorto che c'aveva un nemico di fianco che gli poteva sparare, non si è accorto di niente. Il nemico ha finito a fare quello che doveva fare con me. Dopodiché gli ha sparato e si è messo al riparo, giustamente, e quello non si è accorto di niente. Altrimenti non c'aveva 43 di VN8. Non si è accorto di nulla, guarda, paraocchi, guarda avanti, peggio di cavolo, non ce l'ha così paraocchi, ce l'ha così. Tre arti, un'altra volta tre artiglierie. Va bene, lì lo Yak Tiger mi ha rovinato la partita perché quella steccata da 500. Poi nessuno che ha spinto. Non ho capito come ha fatto lo Yak Tiger a entrare in posizione prima di me col progetto. Non ho niente.
E qui faccio la mia solita giocata, un po' pericolosa, ma a volte paga. Questo non è il carro con la miglior camo del gioco. Mi ha sputtato il pattone loro. Didem penetrate il T10. Non è una mappa da Patton questa, mappa in pianura, il Patton è un peekaboo, uno snapshooter, un cooldowner, qualunque cosa, ma non mappa in pianura. Qualunque cosa, ma non mappa di pianura. Somaro. Camperate, camperate tutti quanti, camperate. Stiamo perdendo. Già Panzer 100. Già Panzer 100. Ragazzaccio. Panzer 100 non lo vedo più. Siamo già Panzer 100? 1000, 1, 2, 3, 4. Non ti muovere. Il 54 leggero, mi si fa le arti, questa è persa, è persa. 54 giro mi si fa le arti. Il Patton ha un po' di armatura di torretta, però non è che posso tanto fare il. Questo è una roba, una boiata di proporzioni bibliche. Stronzata di proporzioni bibliche. Tasto destro, carro russo, dinga.
Proporzioni bibliche, grande boiata. My fault, my fault. Grande errore. Grande errore. Oh, un saluto a chi è arrivato. Non ho visto chi è che si è collegato. Grazie per il follow. Allora, vediamo. Chi è stato? Mi sono perso. Scalopin. Ciao Scalopin, ben arrivato. Grazie mille per il follow. Butta abbastanza male. Un po' di casino. Giocato male io. Giocato male io. Buttato via. Ho preso un sacco di colpi. Mappa un po' così. Cannone del raviolo. Il raviolo è figo. Riproviamo. Sono morto subito. Allora, riproviamo, dai. Riproviamo il progetto, che è un ottimo carro. Chiappette, Chiappette, normalmente non plotono con nessuno perché le richieste ce ne sono tante. Se vuoi facciamo una partita, però visto che dico di no a tanti, tanti, se vuoi fare una partita, facciamo una partita. Però in teoria lo faccio per evitare, perché sennò giustamente tutti mi chiedono: fai una partita, fai una partita, fai una partita. Allora, tu lo sai che fai. I giorni che non faccio streaming, di nascosto mi dici facciamo una partita. Vedo. Allora lì magari, perché sennò divento incoerente, no? Se faccio una partita e mi faccio vedere che faccio la partita durante lo streaming, poi dico: no, ragazzi, non mi chiedete di plotonare, per favore, no? Che ovviamente le richieste stanno iniziando a diventare anche un po' numerose. Stanno iniziando a diventare un po' numerose, capito? Allora, se dobbiamo infrangere le regole, bisogna farlo di nascosto. Ma di nascosto, se accorge nessuno, vabbè. Se no sembra che ce l'ho con qualcuno e che non voglio plotonare, no? Poi stasera sto anche facendo abbastanza schifo. Sto pomeriggio ho giocato decentemente. Adesso sto scrivendo. Aia. Non sono spottato. Non sono spottato, ho preso 500 danni gratis. Blind dell'artiglieria. Ecco, bravo Santo, però non lo devi neanche scrivere, perché sennò mi sembra. Sennò vengo torturato nei giorni di no streaming, capito? Non esageriamo. Però sì, va fatto di nascosto. Cioè, l'artiglieria ha tirato blind sul mio. Dove ero io? Vabbè, è un cespuglio abbastanza. È un cespuglio abbastanza famoso. Sto contro 10. Oh, non c'è nessuno zona medio. Sei in colpo!
Violentato, 907 morto. Dov'hai tu? Dov'hai con sto scroto? Vai via con sto TVP. Mo che gli famo? Che gli facciamo a quelli, dai? Bersaglio, 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 bersaglio. Tutte case, tutte case, tutte case, tutte case. Dai, non mi dire che tutte case, com'è possibile? Ok. Fammi andare via che mi viene una bastonata. Isu, isu. Isu, mamma mia. Ah, figa allora! Scusate, eh. Cioè, mi ha tirato blind un'altra volta l'arti. Stavolta la batta arti. E sono stato massacrato dalle artiglierie e non spottato. Ma io non capisco. Cioè, non sanno che cosa fa, tirano a caso sui cespugli. Ci trovano. Io c'ho proprio sto feeling. C'ho sto feeling con l'artiglieria che guarda. Che de meglio non si può, eh. Un sacco di cacciacare. Un nemico destrotto, destrotto. Tira, tira, tre artiglierie. Mannaggia a voi e chi gioca tre artiglierie. Tre artiglierie e tutti i cacciacarri. Dopo uno dice: la partita è camperata, la partita è noiosa. La partita è camperata e noiosa. 250 cacciacarri e 300 artiglierie. E un babbuino. Che somaro, Zura, guarda. Che somaro, guarda che roba. Tutti i carri camperati, artiglierie e cacciacarri. Sbagliato un colpo. Va bene, non bisognerebbe. Ho perso tutto, precisione, capocarro. Ah, danni da spot qua. Ah, danni da spot, 2500 danni da spot. Schifose luride, guarda. Solo colpi di artiglieria. Ho preso 4 colpi d'artiglieria. Vabbè. Va bene. Ok, 2005 danni da spot. Abbiamo fatto la parte del nostro dovere. Allora. Abbiamo fatto i veicoli. Allora, Pudel.
Udel perché tra un po' arriverà, la linea nuova dei polacchi. E così avrò due equipaggi pronti, uno per i medi, uno per i pesanti. Potremo iniziare la linea dei polacchi al meglio, trasferendo l'equipaggio del Pudel sul non so cosa. Non mi ricordo come si chiama il Tier 5. 25 TP potrebbe essere. 25 TP. Andiamo. Il Super Poodle, un carro gigantesco, gigantesco al tier 6. Praticamente è un Panther. È un Panther stock. Panther è un carro tedesco, i carri tedeschi sono grossi. Il Poodle è un carro grosso. Avrei preferito molto che la Wargaming avesse messo come carro premium polacco un qualcosa di tipicamente polacco. Il VK3002M praticamente è la copia carta carbone. Ho sparato a rosa aperta, l'ho colpito. È la copia speculare del Poodle, identico. Cambia solo il colore. Il mummore. Ti serve? Porca, ma la colpa di chi è? Per ora che non me la ricordavo. A chi è che ho detto? Ricordami, certo, qui. Vabbè, mo, prenderò domani, dopodomani. Tanto, non so, non credo che li deve consegnare adesso. La scuola non è cominciata. Entro? Vabbè, cacchio, mi devo dare una mossa allora. No, non mi piace sta manovra qui. Il bis messo lì. Così perdiamo solo HP perché con tre artiglierie. Abbiamo perso tre membri della squadra. Andiamo via che con tre artiglierie non ci si scherza per niente. Direi a dirsi. Fai mo non soffocare.
No, Yarta. Fanculo a Tyrion. Che palle, ecco perché la Tiria non sparava. Non sparava l'arti perché è morta. Ma ho sbagliato, ma sono fatto fa. Fammi un po' spostare. Fammi un po' spostare. Boom! Ci ho messo troppo a cliccare il kit di riparazione. Partita persa. Tre arti, tre a... Oh, ogni partita tre arti. Usura del 72. Usura del 72. OK, su 100 M1. Sto giocando male stasera. Io dovrei fare anche questo carro. Anche questo. Con i per 5. No, sta mappa di merda non la sopporto, non la sopporto. Mappa fa schifo, questa mappa fa schifo. Settantadue. Quarantasei anni. Settantadue, 1972, magari 82, magari. Magari 82. 36 anni. Viva. Per Morizius. Madonna, mi ha sparato qui. Quindi sulla fiducia. Non mi vede, ma. Non mi vede, ma. Siccome ho buttato giù le colonne, capito? Io è un altro Yoda. Questa specie di scroto gigante. Andare. Senti, visto che ora sta facendo scorrere l'acqua fredda, non è che devo me carichi questa. Ah, un altro porcellino. Enemy hit, però gli ho fatto una cippa, capito? Mi fa incazzare. Non mi dica hit, dimmi mancato. Che enemy hit è poi zero. Che cos'è? Non hai capito. No, fatto, hai vinto il Superenalotto, 0 euro. Cazzo, che ho vinto? Si è appiappato il La culo? banca sulla spalla. La banca sulla spalla. No, non voglio la banca sulla spalla. Voglio vincere. Chi è questo qui? Chi è sto robo qua sotto? Non mi posso sparare, c'è un vaso di mangrovi davanti. Ah, da qui no.
Ma se io mi butto qua, che mi succede? Dopo qui scappo fuori? Proprio. No, specialmente perché sta a fare è di una lentezza e di una inadatta. No. Ma è scappato via quello lì, era cicciotto. Uno scappa fuori, mica stupido. Oh, qua c'è stupido, guarda, guarda. No, non è proprio stupido. Cioè, un altro, aspetta. Un altro porcellino Sei d'India. incastrato con quell'altro. Sta dietro la casa. No, mi ha traccato. Yes. Mi ha. Ah, quello è quello che mi ha sparato all'inizio partita. Tiger 1, qua! Lo metto qui. Questa è una partita che mentre facciamo sta partita possiamo fare qualcos'altro perché basta una mano sola qui giù. È inutile che gridi aiuto, devi vai manchina dei miro maroni, vai via. Vai via, aiuto. Che aiuto? Oh, guarda qui su questo. Per non ammazzare quello lì ha buttato via la partita, guarda. Ha buttato via la partita per non ammazzare quella fa. Per non ammazzare quel babbuino lì, guarda. Oh, vai indietro, vai indietro. Che palle sta partita. Dai, dai, Ragnè. Che noia. Che palle. Oh, spacco tutte le staccionate. Ancora non è venuto il momento di girarmi ed uccidere quelli. Oh! No, non è ancora venuto. È venuto il momento di girarmi. Sì, arrivo. Yeah. Sì, guarda, tu proprio hai fatto una. Però stavolta non c'è più lo spazio per passare perché c'è la mia. Perché c'è il mio culo. E allora che facciamo? Non ci passi più. Mezz'ora solo per ammazzare uno per girarsi. Questo carro è famoso per essere particolarmente agile. Fammi andare più all'ultimo in mongoloia. No, no, questo se lo metti in discesa, fa questo, 20. I carri inglesi già cioè, il limitatore di velocità anche in discesa. Così dice in discesa rotola anche ai botti, no? Questo Non è che no. Solo i carri inglesi fa 20 in discesa. Salita fa 5.
Ovviamente gli inglesi per risparmiare che fa? Risparmia sul peso del veicolo, non ci mette il motore. Almeno il veicolo è più leggero. Ho fatto capito, ma dopo come fa male? Come lo sposti? Come andiamo in giro? Oh, big trauma, no, blunt trauma, ha ucciso il mio compagno di squadra. Nazisti invece vogliono. Nazisti invece vogliono. Troppo motore. Pesanti. Magari se venisse un po' più indietro. Oh, io sicuramente non riuscirò mai ad andare all'altro lato e andarlo a PA. Questa è una brutta partita, facciamo qualcosa di stupido. Guarda che roba, in discesa fa 19, 17, in discesa. Hai discesa. È pianura quasi. Io sterzo. Se io sterzo per. Se frena. Quella è salita. Ah, ma io non vado in salita, vado in discesa. Quella. No, 4:20. Voglio quello. E il gatto. Gatto! E adesso chiuderò la partita nel modo più brutto possibile. Eccomi. Se almeno campa in mezzo. Più al mezzo del fresco. È oh, se mi volete. Venitemi a prendere. Eccomi qua. Ah, che sudata. Adesso scappa fuori l'artiglieria. Guarda, guarda, ci sono gli uccelli che sono stati spaventati dall'artiglieria. Che si avvicinano a ridere. No, quelli sta sempre lì sopra. Quelli è fatto c'è, così. C'è il cadavere di qualcuno, sono dei condor. Madonna, che cazzo sta? Questo non è l'Italia. Mappa italiana, provincia. Io guarda, tu abiteresti su un villaggio dopo, dove sopra c'è una diga gigante, no, rotta. Io abito qui. Porca puttana. No, io abito lì di fianco alla diga, sopra. Chi cazzo ci abita qua sotto? Cioè? Solamente avere una diga. La gente è sui giri, oh, sui giri. Il panorama è bellissimo. Dove dovrebbe stare? Ti ammazzo per ultimo. King. Oh! I'm coming! Sì! Sì! La mia! Sì, no! Hanno tolto la soddisfazione a ammazzarti. Che brutta mappa. Brutta mappa, brutta mappa, brutta mappa. Noiosa. Vabbè. Non è colpa mia, non scelgo le mappe. Sconfitta steppe. Vicky! Allora, aspetta, non diciamo boiate, perché mi sembra che stai scontro.
dovrei aver detto fesserie. Allora, riproviamo il Pewder. Il 112 mi piace perché è bello duro e ignorante, mentre il 111 un po' così. Adesso gli buffano un po' la penetrazione e la velocità del proiettile. Diciamo che rimangono un po' sottotono. Il 112 ha un'armatura veramente buona. Uno dei pesanti del tier 8 più corazzati in assoluto. È un carro duro, duro, duro il 112, duro veramente. Oh, dove andiamo con il Pewder? Con il Pewder potremmo anche tranquillamente andare in valle. Ciao 5! Mi è arrivato. È arrivato, caro. 5. Anche prima c'era. Mi ero accorto, 5 volte Dio. Il nostro Signore già basta per uno. Cosa che sia 5 volte, tanta roba. Vediamo chi viene. Chi viene a farmi visita? Boom! Colpo d'artiglieria, dai! Così, gratis. Colpo d'artiglieria gratis. Colpo d'artiglieria 1, colpo d'artiglieria 2, colpo d'artiglieria 3, colpo d'artiglieria 1, colpo d'artiglieria 2. Molti miei compagni arrivano. Aspetterò. Iger Max. Oh, sul ponte non hanno spottato nessuno. Che coglioni d'artiglieria, oh! Mamma mia, che lagnosa! Che lagnosa l'artiglieria, oh! Ma ha dovuto venire a spe... difendere, difendere, difendere. Difendere, difendere, assolutamente difendere la base. Assolutamente difendere la base. Assolutamente. I pomodori vanno di là, speriamo che non cappino. Assolutamente difendere la base. Difendere la base. Plotone 2, un verde e un giallo. Iger Max è tornato. Forse anche loro tornano a difendere il loro cap. Anche loro tornano a difendere il cap. Panzer T25. Una brutta partita, queste partitine così col tier 6, ci sono pochi HP in mappa. Ah, sono tornati a difendere, no, che stronzi, anche loro sono tornati a difendere.
Mamma mia, che tutti ligi al dovere. Io mi sono precipitato a difendere perché non mi fido mai dei miei compagni di squadra, perché i miei compagni di squadra di solito sono dei babbuini maledetti. Allora ho detto, beh, torno a difendere, perché se no avrei attaccato. E invece no. Mettiamo i chiodi, così almeno abbiamo garanzia di non sbagliare tutti i 34-85, ma non credo che rimarrà molto degli ultimi. Il Plotone 1 ha fatto una buona partita, 5 kill, 6 kill in 2. Io prima artiglieria c'è sempre la precedenza qua. Ammazzato un'altra. Brutta partita. Brutta partita. Però me ne abbiamo fatto per 5. Allora, abbiamo fatto il per 5. Dobbiamo fare tortoise. Becca il per 5 anche la tartaruga, che è un carro che abbiamo acquistato da poco. Aia. Aia. O il 28 o il 29, eight. Up and Adam, let's. Ho giocato la tartarughina e il tier 7 adesso questa. Questa è decisamente più. Stesso stile identico, solamente che la brutalità di sto carro è veramente impressionante.
chi è l'M60? 3000 di UN8, chi è sto stronzetto di merda? Facciamo che adesso ti sparo io. Ma figa, ma sei. Allora c'hai la vista buona io. Ma la mia squadra è in grado di tenere. No. Mia squadra non è in grado di tenere un bordo collina. Molto bravo quello di Aiel. Due sette, bravi, bravi, giocate molto bene. Dai, ho rimbalzato. 2-7, ci avete massacrato. No, questi, che i colpi spariscono, che non mi fa solo che incazzare, eh. Ma come dite scratch di profilo? Dai! Sto sparando proiettili premium, cazzo! Mamma mia, critical hit! No, non buco! Ho bucato con questo carro 5, 6, 7 volte carri di profilo 13-3. Le squadre erano bilanciate. Se il Tortoise con le gold non buca facilmente carri di profilo, vuol dire che l'RNG era completamente a favore della squadra avversaria. Perché le squadre più o meno erano ok, mentre la nostra è stata spazzata via. 10.000 HP di differenza. Praticamente i nostri proiettili non bucavano niente. Adesso controllo. La Wargaming sono dei deficienti patentati. Perché io capisco che metti parametri random, ma non puoi mettere un parametro random che automaticamente tutta la squadra non buchi più gli avversari. Che cosa? Che partita è questa? Cioè loro sparano, bucano sempre. E tu invece non gli fai nulla. Adesso voglio vedere, perché c'erano dei giocatori bravi nella mia squadra. Mi suona strano. Adesso voglio vedere i colpi a segno, le penetrazioni. Mi suona strano che ci siano state che ci sia una partita del genere, no? Allora, le 5, 6 colpi sparati, 5 a segno, 3 penetrazioni. Vabbè, l'FV questo sparato. 5-4-3. Questo è entrato sempre. 8 colpi sparati, 4 penetrazioni. 5 colpi sparati, 2 a segno. Questo era lo spastico. Foch B, 6 colpi sparati, 2 penetrazioni. Ah, diciamo che era handicappata la squadra mia. Premio della Lega, visto che Eight me l'ha ricordato. Allora, ragazzi, i bond, i titoli, se ci volete prendere gli equipaggiamenti speciali, ho notato che se prendete gli equipaggiamenti speciali in bundle, ci sono tipo ventola e caricatore insieme,
C'è uno sconto di 1000 bond, cosa che invece non succede per quelli normali, per gli equipaggi normali. Quindi, vabbè, siccome costano tanto sta affari. Se non avete fretta. Let's go. Se non avete fretta, può convenire comprare gli equipaggiamenti a 2 a 2 risparmiando 1000 titoli nel bundle. Lo so che tirare fuori 9000 titoli ogni volta per qualcuno potrebbe essere una cifra un po' pesante, però conti alla mano conviene. Cancellarti. Sì, vengo in Uldaun, ragazzi. Sono uno spottino, mi chiamo Tortoise. È andata via che t'ho mancato, guarda. Sono uno spottino. Vabbè, vabbè. Sono uno spottino, vi dico. Aspetta, eh. Sono uno spottino. Questa è sicuramente una delle boiate che peggiori che uno possa fare, però. Avevo voglia di farlo. Sorpresa, sono il Tortoise. Salve. Sette chiappo. No, 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 no. Sono più bravi loro, sono più bravi loro. Idem penetrate. È lento per fare sta cosa, sta manovra. Sparo sul collo, te sparo. Ti sparo sul colon. Attendo al 132. Mancato. Mancato. Sto attendo al 132. Fermi tutti. Vabbè.
Bella squadra. Bella squadra. Che è successo alla mia squadra? Però la mia squadra sparita. Io l'ho pure aiutata di molto, avrei dovuto camperare forse. Ora riesci a fare una partita. Chiappetti vuole assolutamente infrangere e vuole giocare una partita con me. Dovrebbe prima prendere un po' di pratica e poi dopo. E poi dopo magari. Perché c'ha 1500 partite. Poi lo inviti e non c'è. Vabbè. Cinquecento partite, non, uno non ha neanche la benché minima idea di che cosa sta facendo. World of Tanks è molto complicato. Molto complicato. Estremamente complicato. Tortoise perde di nuovo. Vabbè, lì sono andato a fare un po' il pirla, non c'era l'arti, sono andato a giocare. Sono andato a fare il medio col Tortoise. Però io stavo quasi tenendo posizione, mentre i miei compagni squadra sono morti in maniera misteriosa questa strada. Non credo che i miei compagni vadano in spiaggia, ci sono gente, ci sono ragazzi forti. Tutta gente che più o meno sa giocare, cioè potrebbe andare lo Jagdpanzer e 100 in spiaggia. Che è un pomodoro del cavolo. La squadra avversaria forse deve essere. Qui noi dobbiamo. Dobbiamo prendere quest'altra zona. Attaccare. Attaccare, spingere, zanzara. Attaccare, spingere, zanzara. Vedete che se qui non c'è nessuno siete una merda, sì. Andiamo. Che coglioni ho. Mamma mia, te vengo a prendere, guarda, badarti di merda. Mamma mia, la badarti. Mamma mia, la badarti. Mamma mia. Mamma mia, è pure francese. È un babbuino francese che gioca pure l'artiglieria francese.
Francesi di merda, guarda. Ha fatto il cannoniere. Quello che basta per rovinarmi la partita. Purtroppo a te che stai laggiù non ti posso fare niente, quindi sicuramente con il cannoniere morto, con il cannoniere morto sono veramente sì. Oh, ha ricaricato l'avatarti tira a me, vado ad ammazzarti io. Vado ad ammazzarti io, che mi ha rotto i coglioni, non la sopporto. Non sopporto l'artiglieria, non la sopporto, non la sopporto. Tre artiglierie giganti, tier 10. Avete rotto i coglioni. Avete rotto i coglioni. Bimbi minchia. Un'altra volta, due patarti. Due patarti, avete rotto i coglioni! Avete strarotto! Allora, 1, 2, 3, 4, 5 più tutti quei colpi sotto. Io sti ragazzi che giocano l'artiglieria. No, cioè, lasciamo stare. E stanno facendo del male da soli. Sono delle scimmie e peggioreranno solo. Niente, chiappette, chiappette, mi chiede di fare una partita e poi si assenta. Poi si assenta come se io dovessi aspettare che lui. Capito? Forse è meglio che non faccio Plutone con nessuno perché non. Tiri e mi ama. Poi con 80 gente in mappa, non capisco perché spara a me. Siamo top tier con il su 100. Questo me lo sono ricomprato. Me lo sono ricomprato e ci sto rifacendo l'equipaggio. Il carro non è male. Io non amo i cacciacarri, no, non amo i cacciacarri, però
Però vorrei imparare a giocare. Vorrei imparare a giocare tutti i carri. Non voglio limitarmi a giocare i carri che più o meno so giocare. Cioè, c'è qualche veicolo dove mediamente faccio bene, no? Magari i carri più facili. Poi ci sono dei carri che proprio non digerisco. Ma la colpa è del carro o la colpa è mia che non so giocare? Direi che la colpa è mia. Side scraping contro 100 contro 212 mm. Churchill 7. Mi sa che qui faccio zacco e faccio una bella partita stavolta. Se state cercando di suicidarvi, siete venuti nel posto giusto, signore. A me, ahi, quello deve morire per primo, con l'esplosivo. Sì, ragazzi, se rimanete così di profilo a guardarmi. Oh, state vincendo perché siete dei ragazzi molto forti. Però se continuate così rischiate che la perdete, eh. Anche se siete molto forti, perché devo ammettere che siete molto forti. State vincendo 4-0. Se continuate così rischiate di perderla. Se mi date un altro po' di tempo. Ricochet 1-5. Se mi date un attimo di tempo, ragazzi, ce n'è per tutti. Quanti proiettili c'è? 3-8. Allora, sono rimasti 28 proiettili. Non ci posso credere! Va bene. Cinque, dieci. Ah, ma avete rotto i coglioni, devo andare a difendere il capo. E dai, vuoi crepà? Non ci posso credere. Porca troia, 4.000 danni col tier 7, perdo 4.000 assorbiti. Non mi hanno dato tempo. Ciao, Dinamosauro. Non mi hanno dato tempo. I miei compagni di squadra sono dei.
Vanno da tempo. Hanno fatto niente, non mi hanno dato tempo. Che palle, oh. Le scimmie dovevano solamente aspettare. Aspettare un attimo per darmi tempo ad ammazzarli tutti. Niente. E niente da fare. Le scimmie scimmieggiano. E ha detto non gli fa vedere il plotone, non gli accetta il plotone. C'ha 1500 partite, Chiappetto, quindi non ha senso che plotoni con me. Non ha senso. Non ha senso perché non impara assolutamente nulla. Poi sai, vuoi, grande, ben arrivato. 1500 partite vuol dire che non so, deve ancora apprendere le basi. È un po' presto. Io capisco che ai ragazzi faccia piacere fare una partita con me, però non si impara World of Tanks dall'oggi al domani. O perlomeno magari qualcuno ci riesce. Io so 6 anni che gioco, ancora tante cose le sbaglio. Tante cose, faccio un sacco di errori. Ho 50.000 partite, il gioco personalmente lo ritengo complesso. Gattoff! Partite, guarda qua! Lo fai più? Non c'è l'arti. Aspetta che non c'è l'artiglieria. Wait a moment. Andiamo dai medi. Qua giù. Aspetta che devo andare più indietro. Pensavo pushassero. No push. No push. Sono scappati via tutti. Rimani, guarda, rimani con me. Adesso me ne vado. Ah, nasti. Ah, come hai fatto a bucarmi? Fuck you. Vaffanculo, maledetto scarafaggio leggero, full gold. Chi è? Uno stronzo verde, guardalo. Stat padder di merda, va. Rompi coglioni. Mi è venuto a sparare di fianco. Non morire, non morire. Non morire, non morire.
Non mi si abbassa il cannone. Non mi si abbassa il cannone. Vai, colpisci lo Scorpion, bravo. Nice. Questo carro è molto corazzato, frontalmente una bestia. Scorpion G tira delle pigne. Tira delle pigne non da poco. Penso che facciamo il per 5, dai. Brutta partita, prima abbiamo fatto un partitone, faccio una bella partita, ullala. Ecco la RHM. RHM, sta qua giù, scimmie. Cacciacarri di rotto ci avete lasciato. La linea è il 430, no, questo è il 268 versione 4. 268-4. Cacciacarri russo. Linea è il 430, finita. Tirami fuori dal plotone. Non c'è nessun plotone. Non sono in plotone con nessuno. Forse Chiappette non ha capito che deve venire sul server 1. Mi sa, no, non riesce a joinare il plotone, quindi penso che abbia dei problemi. Okay. Scorpion G, dai, giochiamo Scorpion G. Potrei giocarci l'equipaggio del Ferdinand. Che è schifosamente brutto. Però giocare lo Scorpion G con l'equipaggio storpio è. Oh, no, il capocarro è buono. Apriamo un po' la finestra, fa caldo. Bottom tier. Notte e mezza. Notte e mezza. È ora di andare a letto, ragazzi. Mai sveglia. Si sveglia presto. E due bonus code. Adesso vi passo questi due bonus code. Grande smemo. Bonus code per noleggiare gratuitamente Lorraine e Liberté. Non so se li avete visti i bonus code per noleggiare il raviolo. Adesso vi metto tutti questi codici bonus se già non li, se non li conoscevate. Almeno qualcuno può provare gratuitamente alcuni carri premium. Non fa mai schifo. Di francese. Strano. Sta partita non va bene però, eh.
Non bueno, non bueno, non bueno. Non bueno. Non posso spottare io con lo scorpio in giro, ragazzi, c'ha zero camo. Siamo stronzate, eh. Questa è una partita in cui non sparo un colpo. Scommettete? Faccio 0 con lo Scorpion G. 0 con lo Scorpion G. Scorpion G bottom tier. Con l'equipaggio sfigato. Con la squadra che non spotta, che fa cose stupide. Fosse uno che spotta, oh. Vabbè, mi sembra giusto, ho sparato per terra. Onesto, proprio un G. Non volevi tirare l'esplosiva, sa? Lo so che mi vuoi tirare l'esplosiva, sei uno stronzo. Guarda queste scimmie che cappa, guarda. Guarda le scimmie che cappa, guarda che roba. Ma perché cappate, pomodori di merda? Non cappate, pomidorix. Cappate, pomidori. Mio, 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 datemene un pezzo, datemene un pezzo, datemene un pezzo, datemene un pezzo. Mi sa che muore, mi sa che muore, mi sa che muore, mi sa che muore. Mi sa che è morto. Ok, codici per tutti quanti. Allora. Poi andiamo subito a letto. Allora, codici. Addirittura pure l'Elseven, questo mi interessa pure a me, me lo metto pure io il codice. Vi interessano i codici, giovani? Allora. Ah, ok. Allora, ne potete prendere uno solo, eh? Aspettate che ve lo spiego. Aspettate che ve li spiego,
spiego e poi dopo fate quello che vi pare. Magari sicuramente molti di voi già sanno come funziona. Allora, ragazzi, ragazzo, mi non si sposta. Allora, questi codici bonus ne potete utilizzare uno solo, vi danno 7 giorni di noleggio dei carri che vedete qui. Ovviamente uno esclude l'altro, quindi se mettete Resilient AMX avrete nel vostro garage il veicolo premium Liberté a vostra disposizione per 4 giorni per provarlo. È una cosa che stanno facendo per invogliare le persone. Liberté, Lorraine, Else Even e Raviolo, va bene? Ok, ve li butto anche in chat, così vi rimangono e posso anche chiudere lo streaming. Signori, buonanotte, ci vediamo martedì. Ciao a tutti, grazie della compagnia.